Si stavano incamminando verso l'auto del suo amico. Si trovava a pochi passi dallo svincolo che dava alla spiaggia libera. Visto che hai perso la sfida, dovrei darmi il permesso di scrivere quella canzone. Perché dovrei farlo se poi tutti si congratulano con te per una cosa che non hai fatto? Incrociò le braccia diffidente. Hai detto che non vuoi ambire alla celebrità. Sì, ma non voglio essere la tua personale songwriter. Non mi serve. Ho più fantasia di Tolkien. Jean si lasciò sfuggire una risata, ma non appena lo vide sorridere, tornò seria, schiarendosi la gola, cercando di non perdere un briciolo di dignità, anche se ne stava perdendo fin troppa. Allora puoi benissimo scriverla da solo. Gli voltò poi le spalle. Aveva una bella faccia tosta a chiedergli una cosa del genere, per poi fingere che fosse frutto della sua fantasia. Bruno si avvicinò da dietro e l'afferrò per i fianchi, per poi prenderla in braccio ridendo. Jean agitò le gambe cercando di sfuggire alla sua presa, ma sembrava un'impresa impossibile. Che fai? Mettimi giù! Urlò con le guance rosse. Lo farò solo se scriverai la canzone con me. Sei fuori di testa! Sibilò sottovoce, l'imbarazzo che sembrava ucciderla dentro. Lo so. Sussurrò vicino al suo orecchio. Sono così fuori di testa che non basterebbe una camicia di forza a fermarmi. Riusciva a sentire il calore del suo petto sul suo viso. Era così rilassante ed eccitante allo stesso tempo. Ebbe l'istinto di appoggiare la testa sulla sua spalla, ma si trattenne. Che vogliamo fare, signorina? Jean sospirò rassegnata. E va bene. Scriverò questa stupida canzone con te. Lentamente la spinse verso il letto e la fece sdraiare dolcemente. Jean osservò la finestra. Quella notte era piena di stelle. Sarebbe stato bello poter fare un falò in spiaggia e arrostire i marshmallow. Non si vedeva altro se non la luce esterna, la fioca luce della luna piena, proiettata contro i muri. La stanza era vuota, c'erano soltanto loro. Non voleva nemmeno alzarsi per accendere la luce. Voleva godersi quel momento. Sapeva che era stupido, ma se quello era un sogno, non voleva svegliarsi. Se lo ritrovò poi su di lei, la ragazza allungò le braccia avvolgendole intorno a lui. Sei ancora più bella sotto la luce della luna. Sussurrò dolcemente. È una nuova frase per una canzone. Lui sogghignò. Forse. Passò a baciarle il collo con fare sensuale, accarezzandole il seno da sopra la coppa del reggiseno, per poi infilare una delle sue mani sotto il ferretto. La sentì gemere dolcemente, mentre l'altra mano mirava il gancio del reggiseno. Jean si lasciò andare inarcando la schiena e desiderando di più. Era un movimento involontario. Il suo corpo era diventato caldo e fremente dall'eccitazione. Iniziò a tremare non appena si sentì liberare il torace. I suoi seni ben in vista e il respiro irregolare. Hai paura? No, è solo che mi sembra assurdo essere sotto le coperte con un ragazzo. Il fatto che sia io la tua prima volta non è già assurdo? Direi. Jean lo guardò estasiata, mentre il suo volto si tingeva di un rosso scarlatto sempre più forte. Non aveva paura di fare l'amore con lui perché sapeva che non le avrebbe fatto del male, ma aveva paura di quello che sarebbe potuto succedere dopo quel momento. E se l'avesse lasciata da sola? E se avesse smesso di cercarla? Non appena vide la sua mano passare al bottone dei jeans, indietreggiò spaventata. Fermo! Esclamò subito dopo. Ce l'ha il preservativo, vero? Sentì un rumore di carta. Ne aveva appena tirato uno fuori, probabilmente dalla tasca dei suoi jeans, ancora chiuso dentro la classica bustina d'argento. Jean tirò un sospiro di sollievo. Fortunatamente sì. Gli passò le dita sul petto, sospirando di nuovo, le gambe tremanti intorno ai suoi fianchi. Voleva dire qualcosa, ma preferì non rovinare quella bellissima fantasia che si era creata tra loro. Non ancora. Hai ancora paura? No, rispose con un filo di voce. A dirla tutta non pensavo fosse così. Così come? L'incitò chinandosi verso di lei. Le sfiorò il naso con il proprio e Ginevra sentì il suo tiepido respiro sulle labbra. Non pensavo fosse così, armonioso. Una parola che univa all'amore e alla musica. Solo lei poteva pronunciare così bene una parola così passionale. E Bruno sorrise. Sai, nemmeno io.
fece mentre Gina gli accarezzò la curva spigolosa dell'anca e lui emise un sospiro roco. Credo di non essere mai stato così a mio agio in situazioni del genere. La vide chiudere gli occhi e lui passò a baciarle dolcemente il collo. Gina rispose con un sorriso timido e si lasciò finire di spogliare, con movimenti lenti. Le sfilò i leggings insieme agli slip, lasciandoli cadere accanto al letto. Il ragazzo esitò qualche istante per contemplarla. Quella visione gli dava le vertigini, curve perfette e la pelle bianca come la farina. Non erano solo i raggi di luna che penetravano dalla veneziana a darle quella tonalità di biancastro, il colore della notte che la faceva sembrare appena uscita da un quadro. Rimase incantato da quel corpo, da quella che poteva definire assoluta perfezione, qualcosa che non aveva nulla a che vedere con il resto delle ragazze. Tolse lentamente la cintura per poi abbassare la cerniera e sbottonare i suoi jeans, abbassandoli di poco, senza toglierli. La ragazza sentì solo il rumore della plastica, gli occhi nascosti tra i suoi capelli. Cercò di non pensare e di trovare un escamotage per non avere qualche crisi di panico. Era davvero la sua prima volta. Nonostante tutte le volte che aveva cercato di trattenere la sua enorme curiosità nel mondo del sesso, si sentiva nervosa. I film erano diversi. La realtà era un'altra. Se senti dolore, fermami subito. Sussurrò per poi unire dolcemente il suo corpo al suo. Ginevra strinse gli occhi, gli intrappolò la schiena con le braccia e tirò lentamente indietro il collo. Fu una sensazione dolorosa. Si sentì improvvisamente travolta da un'onda di emozioni. Il bacino le faceva male, le gambe tremavano, ma nonostante tutto, continuava a lasciarsi trasportare da quella sensazione idilliaca. Le sembrava di vedere il cielo stellato sopra di loro, mentre i loro corpi erano uniti e i loro bacini si muovevano in sincronia, quasi del tutto innaturale. Un'energia mistica al limite della percezione umana. Non si sarebbe mai immaginata di farlo con il ragazzo dalla voce melodiosa e il sorriso angelico che aveva conosciuto a fine febbraio, come non si sarebbe immaginata di farlo sul suo piccolo letto in quella stanza disordinata, senza candele e petali di rosa. Quel genere di prima volta che ogni ragazza sognava. La cosa più bella era vedere lui baciato dai raggi di luna e sentire lo spingere del suo bacino diventare sempre più lussurioso. Non stare così rigida. Non ci riesco. Si sentiva le gambe tremare. Dagli angoli dei suoi occhi le uscirono due piccole lacrime. Nonostante tutto voleva morderlo, lasciargli un segno, ma il dolore al bacino glielo impediva. Fu lui a farlo, facendola sobbalzare dal dolore e intensificando i movimenti. Gin sorrise, non appena sentì lui gemere. Aveva mosso con uno scatto il bacino senza volerlo. Hai un bel coraggio a sorridere dopo avermi fatto scappare un gemito, disse mentre l'affanno si placava lentamente, così come i suoi movimenti. Però eri carino. Sorrise la ragazza mentre il suo respiro iniziava a diventare meno pesante. C'era un accenno di provocazione nella sua voce e lei stessa si stupì. Si lasciò mordere con dolcezza il labbro inferiore, poi scattò violentemente e lei lanciò un grido fioco, inaudibile, un ultrasuono. All'improvviso tutti i suoi pensieri si annullarono e le sue paure si dissolsero e lui l'aveva permesso. Lui che possedeva un potere assurdo su di lei e che l'aveva conquistata solo con uno sguardo. Ora si trovavano lì. In quel momento aveva cancellato definitivamente tutto ciò che la rendeva insicura. Le spinte erano sempre più intense, bastava poco per raggiungere il paradiso. Bruno la teneva stretta a sé, le mani unite sopra la testa di Gin e il respiro spezzato. Lei aveva chiuso gli occhi e si era abbandonata al piacere. Ogni parte del suo corpo era diventato sensibile. Il culmine arrivò non appena gemettero all'unisono, gemiti bassi ed armoniosi che riecheggiarono nella stanza come un dolce accordo di violino. Sorrisero teneramente mentre lui appoggiava la fronte contro la sua. Continuarono a baciarsi finché il sonno non sopraggiunse. Si davano baci sonnacchiosi e piccole carezze cadendo infine tra le braccia di Morfeo. Si amavano. Si completavano. Quella sera fu la prova che entrambi avevano toccato le stelle. Non voglio perderti, Pete. Il modo in cui aveva pronunciato il suo nome era diverso dalle altre volte. Sembrava così reale. Per qualche strano motivo, aveva percepito un briciolo di tristezza nel suo tono di voce. Non
succederà, Jean. La strinse dolcemente. Nessuno ci impedirà di stare insieme. Non fu affatto sollevata da quelle parole. Aveva terribilmente paura di quello che sarebbe potuto succedere. Sembrava di aver progettato un piano per rubare un diamante da 40 carati, da qualche parte in California. Suonò come una stupidaggine, ma per lei non lo era. Come sarebbe potuto andare tutto bene se chi gestiva quella gabbia dorata avrebbe potuto rovinare la loro felicità? E Ginevra non voleva, non l'avrebbe sopportata.